Vi è una voce nella vostra mente che costantemente parla, commenta e racconta storie su tutto ciò che fate e vedete. Questa voce inizia a parlare quando siamo molto giovani e, crescendo, iniziamo a credere che essa rappresenti ciò che siamo. Che sia il nostro vero io, che condivide i nostri pensieri e sentimenti. Però è importante comprendere che voi non siete quella voce, né soltanto i pensieri o le storie che essa racconta. Immaginate questa situazione. Quando guardate un film, sapete bene che non siete i personaggi sullo schermo. Siete semplicemente spettatori che osservano e ascoltano le loro storie. Analogamente, la voce nella vostra mente è come quei personaggi, non rappresenta realmente chi siete. Allora, perché pensate che quella voce siate voi? Ciò avviene a causa dell'educazione che avete ricevuto. Famiglia, amici, scuole e tutto ciò che vi circonda vi hanno insegnato a pensare attraverso parole e idee. Avete imparato a comprendere il mondo mettendo ogni cosa in parole e, col tempo, vi siete così immersi in queste parole e pensieri da iniziare a credere che essi definiscano chi siete. Con l'età adulta, la voce nella vostra testa diventa più forte e influente, simile a un critico che siede sulla vostra spalla, giudicandovi costantemente. Questo accade perché iniziate a cercare approvazione e validazione da parte delle persone e della società. Desiderate essere apprezzati, rispettati e avere successo secondo i criteri definiti dagli altri. Questo critico interiore è molto severo. Misura il vostro valore confrontandovi con gli altri e con ciò che la società si aspetta, come un metro che non smette mai di comparare. Ma non è tutto. Questa voce non si limita a parlare del presente. Ama riesumare il passato, ricordandovi continuamente i vostri errori e facendovi sentire colpevoli e pieni di vergogna, come se foste intrappolati in un film che ripete sempre le stesse scene tristi. Allo stesso tempo, è simile a un indovino che cerca di prevedere tutto ciò che potrebbe andare storto in futuro, riempiendo la vostra mente di preoccupazioni e paure, creando storie su eventi negativi che non si sono nemmeno verificati. Non è curioso come, tentando di evitare certe emozioni, finiamo per sentirle in modo ancora più intenso? È una sorta di ironico paradosso nel funzionamento della nostra mente. Ad esempio, prendete il senso di inadeguatezza o indegnità. Forse da bambini i vostri genitori, senza volerlo, vi hanno fatto sentire che non eravate mai abbastanza o che non meritavate amore e supporto. Da adulti potreste sforzarvi molto di non sentire queste emozioni, ma più cercate di evitarle, più sembrano crescere. È come quando vi dite di non pensare a qualcosa e poi non riuscite a smettere di pensarci. Cercando di proteggervi da questi sentimenti dolorosi, la vostra mente finisce per concentrarsi ancora di più su di essi. Questo accade perché la vostra mente è estremamente abile nel focalizzarsi su ciò che le dite di evitare. È come una profezia che si autoavvera. Siete così occupati a cercare di non sentire qualcosa che finisce per dominarvi. Questa voce nella vostra testa può essere estremamente loquace. Parla di ciò che avete fatto, di ciò che dovreste fare, di ciò che gli altri pensano di voi, e così via. Talvolta può essere molto critica e dirvi cose che vi fanno stare male. Altre volte potrebbe farvi sentire bene, raccontandovi belle storie su voi stessi. Ma che siano buone o cattive, rimangono semplicemente una voce, non il vostro vero io. Il vostro vero io è qualcosa di molto più profondo e meraviglioso. Siete l'entità che può ascoltare quella voce senza perdersi in essa. Siete colui o colei che può decidere se credere o meno a ciò che dice. La voce nella vostra testa, che continuamente vi dice che non siete abbastanza bravi o che non meritate amore e felicità, non è il vostro vero io. Essa non rappresenta il vostro sé autentico. È come un registratore che riproduce tutte le cose negative che avete sentito dagli altri, o i giudizi severi
che avete formulato su voi stessi basandovi sulle esperienze passate. Il vostro sé autentico, il vostro vero io, è molto diverso, è gentile e comprensivo. È quella parte di voi che conosce il vostro valore e vede il vostro potenziale. È come un amico saggio e compassionevole che osserva le vostre difficoltà e vi dice: «Ehi, vedo che stai soffrendo e capisco perché hai paura, ma non devi restare intrappolato in questi sentimenti». Questo sé autentico non vi sminuisce né vi fa sentire insignificanti. Non vi dice che siete limitati o riempie la vostra mente di dubbi. Al contrario, è di supporto e incoraggiante. È la voce che vi ricorda i vostri punti di forza, i vostri talenti e il vostro valore. Realizzare che non siete i vostri pensieri, ma piuttosto l'osservatore di essi, è come scoprire un superpotere. Porta un cambiamento profondo nel modo in cui vedete voi stessi e la vostra mente. Non dovete lasciare che questi pensieri vi controllino. Avete la scelta di ascoltarne alcuni e ignorarne altri, proprio come decidere quale stazione radio sintonizzare. Comprendendo questo, potete iniziare a liberarvi dalla loro presa. Imparate che queste voci non possono decidere il vostro valore né ciò di cui siete capaci. È come allontanarsi da una folla rumorosa e trovare uno spazio tranquillo in cui respirare e pensare chiaramente. In questo spazio tranquillo potete creare un dialogo interiore più gentile e positivo. Immaginate di parlare a voi stessi con lo stesso incoraggiamento e supporto che offrireste a un buon amico. Questo nuovo modo di pensare porta più luce e speranza nella vostra mente. Ricordate che siete l'osservatore, una presenza calma e costante che osserva i pensieri passare. Siete più di un semplice insieme di pensieri ed emozioni. Siete colui o colei che li nota, il testimone silenzioso. Siete l'essenza che vive dietro ogni emozione che provate. Siete come un albero robusto che resta saldo mentre le stagioni e il tempo cambiano intorno a voi. Le vostre emozioni e esperienze sono come il tempo che cambia, ma voi rimanete costanti. Quando comprendete davvero questo concetto, non siete più incatenati al ciclo infinito di reazioni a ogni pensiero ed emozione. Invece diventate i padroni della vostra mente. Questa nuova libertà vi consente semplicemente di essere, di esistere nel momento presente senza essere trascinati avanti e indietro dai vostri pensieri. Quindi, ricordate che siete i padroni della vostra mente, potete scegliere quali pensieri ascoltare e quali lasciare andare. Questo è il modo per trovare pace e felicità dentro di voi. Spero sinceramente che abbiate trovato qualcosa di significativo nel video di oggi. Se questo messaggio risuona in voi, condividetelo con qualcuno che potrebbe trarne beneficio, lasciate un like e un commento riflessivo, ed iscrivervi al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Grazie. E come di consueto, vi auguro una giornata assolutamente splendida, riecheggiante delle parole di Pablo Neruda. Con lo splendore e la sofferenza faremo il pane della nostra vita, senza rifiutare quanto porterà il vento, e non coglieremo solo la luce del cielo, ma anche le aspre cifre dell'ombra sulla terra. A presto, con risveglio spirituale.